Quando una Proloco si attiva, i risultati si vedono. È il caso di San Salvo, dove la Proloco promuove l'artigianato creativo. Come? Con l'arte del saper fare. Il nostro progetto dell'arte del saper fare nasce con l'idea di mia e di Virginia Venditti di presentare a San Salvo un mercatino dell'artigianato, del fatto a mano. Grazie all'appoggio della Proloco, che sposa in pieno il progetto, siamo riusciti a portarlo avanti in questi ultimi 5 anni. In questi anni abbiamo partecipato in eventi presso vari comuni limitrofi. Siamo stati chiamati a Lentella, siamo stati chiamati a Casalbordino, Scerni, Tavenna, Mafalda, Lanciano e anche nella regione Molise siamo andati a Pedacciato. L'arte saper fare abbiamo messo in atto e realizzato diversi progetti. Sono nati i concorsi dell'artigianato, che sono arrivati l'anno scorso alla 3ª edizione, e abbiamo realizzato anche dei laboratori creativi per bambini. Infine, quest'anno stiamo portando avanti un nuovo progetto che si chiama Artigianando con tutto gusto, e sarebbe un centro di aggregazione dove tutte le donne di San Salvo e limitrofi si riuniscono insieme per lavorare e creare l'artigianato in comune. Si svolge una volta alla settimana di mercoledì presso il locale che si chiama Tutto Gusto a San Salvo. Al nostro progetto possono partecipare tutti gli hobbisti creativi che realizzano oggetti fatti a mano. Nel nostro mercatino abbiamo espositori che utilizzano diverse tecniche. Le tecniche spaziano dal dipinto a mano su tessuto, sui sassi, tegole. Abbiamo delle signore che ricamano perline, ricamano su tessuto. Abbiamo delle signore che lavorano ai ferri, la lana, il cotone, l'unginetto, unginetto creativo. Tra noi ci sono anche delle signore che usano il riciclo, tra cui la carta, i bottoni e le capsule del caffè. Tutte noi creative siamo iscritte all'arte del saper fare, alla Proloco di San Salvo, partecipiamo a questi mercatini con gioia, creiamo tutto a mano, niente assemblaggio, lo voglio specificare perché è importante. Siamo presenti tutto l'anno con il mercatino, durante l'inverno siamo al centro commerciale insieme a San Salvo, un weekend al mese, mentre invece ci troverete tutta l'estate, partendo dai primi di luglio alla fine di agosto, ogni sabato e domenica. La mia passione nasce da ragazzina con il dipinto e con l'unginetto. Nell'arco degli anni si è maturata l'idea, nascono tanti spunti e si perfezionano.
Thank you.